Ok, siamo in diretta. Benissimo, benissimo. Ciao a tutti. Ok, così. Vediamo, qui ci siamo. Perfetto. Siamo in diretta anche con i nostri amici su Instagram. Benissimo. Ci siamo, ragazzi. Bene. Mercoledì sera. Allora, portiamo più avanti anche questo, così. Vediamo tranquillamente questi. Ok. Allora, mercoledì sera cominciamo la nostra routine. Bravi, bravi. Ciao Marco, grande Marco. Ok, spero tutto bene, dai, via. Si continua, siamo ancora qui. Continuiamo, ci manteniamo in forma. Mercoledì sera, la nostra routine, zero stress di metà settimana. Ok. E poi vi ricordo sempre l'appuntamento del venerdì mattina alle 7, dalle 7 alle 8 in diretta, che mi servirà più che mai, perché poi sabato andrò a fare l'Olimpico, il triathlon olimpico a Grado, in quel di Gorizia. Benissimo. Allora, ci siamo, ci siamo. Beh, grazie, grazie, grazie. Buon allenamento, mi auguro. Benissimo. Allora, siamo qui. Cominciamo il nostro allenamento. Siamo pronti. Saluto anche gli amici su Instagram. Cominciamo il nostro allenamento di 38 minuti, la nostra routine di esercizi a corpo libero, mandati a tutti. Bravissimi. Allora, io ho già qui, uso sempre prodotti Enervit. Logicamente, io l'ho già messo in borraccia. Questo è l'R2 per dopo. Io qui ho messo i sali e l'Enervit, ma va bene la borraccia, la bottiglietta d'acqua per tutto l'esercizio. Sorseggiare un po' d'acqua prima, poi a metà, quando noi la dividiamo in due la nostra routine, e poi alla fine con l'R2. Perfetto, ragazzi. Allora, adesso cominciamo la nostra routine. Pronti con i flutter? Ok, andiamo. Perfetto, benissimo. Allora, 7 secondi, ci prepariamo, ok, dovreste vedermi così e andiamo su. Ok, giusti così, su con le spalle, potete tenere le braccia giù lungo il corpo, alzate le spalle, ok, oppure se volete sentire come lavorano già i quadricipiti, mettete le mani sopra le cosce così, sopra i quadricipiti, femorali, bravissimi, così, bravi. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Su, su, così. Bravi, bravi. Perfetto. Engo. Bravi. Nel secondo round andremo a fare i flutter kicks, cioè porteremo sulle gambe e metteremo le mani sotto le ginocchia. Questo è importante. Allora andiamo a dare un segnale al nostro fisico di cosa andiamo a fare. Bravissimi. Questo altro segnale importante per cominciare sempre l'allenamento e andare in crescendo con gli esercizi. Ok, vedete? Su, spingo in avanti questa gamba, porto questa gamba e porto le mani sotto, su la schiena, così, in modo che sentite lavorare bene il core in questa parte. Perfetto, bravissimi così. Spingo in avanti, vedete? Spingo in avanti, così. Così, bravissimi, bravissimi. Su, su. Bene, 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 bene. Perfetto. Abbiamo dato un segnale al nostro fisico che stiamo lavorando. Bravi. Adesso procediamo con la barchetta. Ok? Barchetta, grande esercizio in isometria. Cioè andiamo a lavorare proprio con il fisico e andiamo a mantenere in una determinata posizione i nostri muscoli, ok? Questo dà modo di aumentare la forza, ok? Pronti? Andiamo. Questa è la barchetta, vedete? Questo è piegamento, braccia lungo il corpo, palmi verso l'alto, bene le spalle aperte, così, e chiudete, andate a chiudere al massimo, poi vi portate nella posizione dove riuscite a mantenere bene, senza portare tutti i 30 secondi, senza essere troppo in difficoltà, ok? Bravissimi. Così, così, chiudete. Bravi.
Bravi. Perfetto. Benissimo. La partita sono tre round. Nel primo round avete visto la basica. Nel secondo andiamo allo step 2, dunque faremo per i primi 15 secondi la barchetta classica e poi alzeremo le braccia, dunque saremo una barchetta di step 2. Allora, vi ricordo sempre che la cosa più importante in questo momento che noi stiamo facendo la barchetta è la partenza, è sempre questo, ok? Noi ci mettiamo in questa posizione, riusciamo ad avere l'isometria, cioè chiudiamo, portiamo finché siamo all'altezza giusta, sentiamo che qui lavora, però riesco a mantenerlo 30 secondi, alzo le braccia e le porto perpendicolari al pavimento. Se vado più su a chiudere, porto indietro le braccia in modo che siano sempre perpendicolari. Questo è lo step 2, sentite come lavora. Perfetto. E lo step 3. Allora, noi abbiamo sempre, andiamo per step ogni esercizio, perché ogni esercizio è propedeutico al successivo. Dunque, adesso andiamo a lavorare con la barchetta, alziamo le braccia, alziamo le gambe, eccetera. Diamo sempre uno stimolo in più, andiamo ad arruolare molti più muscoli. Adesso nello step 3 dovremo arrivare a, oltre a alzare le braccia per il dietro, ad allungare le gambe. Dunque, la partenza è sempre questa, ok? Parto con la barchetta in questa posizione, cioè gambe bel, chiudo, mi metto nella posizione dove tengo i 30 secondi, ok, perfetto, palmi verso l'alto, porto sulle braccia, vedete, e se porto in avanti tengo sempre le braccia perpendicolari al terreno e poi andrò a fare questo, allungo le gambe, ok, porto indietro le braccia, così, e questa è la barchetta in hollow, ok, che è uno step 3. Tenere una barchetta così, come facciamo noi, 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero, diventa insomma una bella routine, ok? Dunque, per gradi arriveremo a fare la barchetta in full per tutti e tre i step, ok? Dunque, adesso plank. Plank, come sapete, l'imperatore degli esercizi. Plank hold, pronti? Andiamo. Bene, distesi così, l'importante è glutei contratti e spingiamo in avanti, ok? Così, benissimo, belli gobbi, spalle giù, perfetto, andiamo giù così, perfetto, benissimo, bravo, su, ok, allora, proviamo sempre anche la mobilità delle spalle, portando sulle braccia, ok? Adesso che le abbiamo scaldate, anche qui, plank, e facciamo tre tipi diversi. Allora, il primo è plank hold classico. Adesso andremo a fare un plank a braccia distese, che ci servirà come propedeutica per molti altri esercizi, ok? Pronti? Andiamo, partiamo nella posizione del plank hold, cioè glutei contratti, spingiamo in avanti, la differenza è, vedete le spalle, braccia dritte e sono gobbo non solo longitudinalmente ma anche orizzontalmente, ok, tengo giù le spalle, plank a braccia distese, ok, andiamo a dare il primo segnale alle spalle, bravissime, perfetto, ok. Bene. Elasticità, le braccia, cominciamo a dare un segnale. Perfetto. Ciao Max! Grande Max! Bravissimo! Dai, stai facendo gli esercizi insieme a me. Grande Max! Allora, oggi sono andato in piscina, dunque un po' di esercizi li ho già fatti. Bene! Ok, allora, nel secondo, gambe divaricate e facciamo il plank alla Tom Cruise. Allora, gambe divaricate dietro, mani un po' più larghe delle spalle, andiamo giù a trovare i 90 gradi, così, ok? Cerchiamo di tenere i 90 gradi, se non riuscite tornate su e poi vi riportate giù, così, bravissimi, cercate di tenere i 90 gradi, ok?
sulle ginocchia, spingete le ginocchia verso l'alto, ok, così, bravi, bravi, perfetto, ok, così, bene, ecco, anche questo plank, con un po' di lavoro riusciremo a farlo, ok, sono uno propedeutico all'altro. Adesso andiamo con i taps e qui cominciamo tutta una serie di plank dinamici. Plank dinamico, ripartiamo dalla posizione del plank a braccia distese e portiamo la mano sulla spalla, così, su, andiamo, 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 così, bravissimi, così, andiamo, ognuno al proprio ritmo, ok? Non abbiate fretta di fare l'esercizio, ok? Su, su, così, così, bravissimi, bravissimi, bravi, bravi, perfetto, ok, ne facciamo due round. Allora, questo è il primo esercizio, è plank dinamico. Plank dinamico serve soprattutto per il core stability, per essere proprio in linea, per essere nella posizione più consona a fare l'esercizio, a cominciare ad alzare il ritmo, ok? Siete in una posizione di isometria per metà del tempo, ok? Dunque, pronti? E andiamo, così, su, bravi, bravi, così, 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 perfetto, andiamo, 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 così, così, perfect, perfect, così, andiamo, prendete il vostro ritmo, ok? Prendete il vostro ritmo, perfetto, perfetto, questo, ok, benissimo, ok, adesso andremo a fare, sempre per i plank dinamici, andremo a metterci questa posizione e andremo con le gambe divaricate, come abbiamo fatto il plank alla Tom Cruise, andremo ad incrociare, cioè mano destra toccherà il piede sinistro, mano sinistra il piede destro, solo che cercheremo di toccare la suola. Allora, l'esercizio è questo, ok? Perfetto, vedete? Allora, mi va bene se toccate la punta, va bene se toccate la suola, va bene se toccate il tallone, a seconda della vostra elasticità, ok? Dovete rimanere nella posizione, ok? Così, intermedia, per qualche decimo di secondo, okay, perfetto, benissimo, benissimo. Nel secondo esercizio della routine di questo round faremo invece l'outdoor, il cane da caccia, cioè la posizione di partenza è questa, noi andremo ad alzare la gamba dietro sinistra e il braccio destro, ok, e viceversa, in modo da portare all'altezza della schiena braccio e gamba, ok? Così, bene, qui indietro faccio vedere, così devo spingere e mantenere questa posizione, ok? Questa, devo spingere e mantenere questa posizione, spingere e mantenere, vado su e contorno, vado su e contorno, ok, così e giù, perfetto, core stabiliti, bene, adesso plank laterale, grande esercizio, esercizio da rimanere concentrati, cioè appoggio sulla spalla, braccio, mano bene aperta, braccio così perpendicolare, una gamba sopra l'altra, in questo caso specialmente lo faccio sempre per chi si cimenta per le prime volte, aiutatevi su, così, vedete, cioè date su aiutandovi con la mano e portate la mano al fianco, ok, benissimo, così, quando siete confident col movimento andate su, questo vi darà più stabilità, ok,
La mano così alta vi dà stabilità, se la muovete perdete equilibrio, se invece la tenete dritta vi dà proprio la stabilità del movimento su, ok? E qui facciamo lavorare bene i laterali, ok? Mettete giù e vi aiutate a scendere. Questo quando siete confident andate su senza mettere la mano, però è un consiglio che vi do sempre, man mano che andate a fare gli esercizi vi risulterà sempre più efficace. Allora, posizionamento della spalla è la cosa più importante, le dita e la mano ben aperte per dare la stabilità. All'inizio portatela più giù possibile la mano che vi dà una mano, scusate gioco di parole, su, spingete e portate da qui la mano lungo il corpo, bravissimi, vedete, su, cercate di non andare giù ma di spingere verso l'alto, anche andare oltre. Quando siete confident, l'abbiamo detto prima, porto su anche il braccio. Perfetto. Bravissimi. Così, così, vado su e mantengo. Bravi, bravi. E aiuto e torno giù. Ok, adesso, sempre questo per i plank dinamici. Adesso passiamo ai crunch. Cominciamo con il crunch bike. Allora, grande esercizio che coinvolge molti muscoli del nostro corpo, ok? Dunque siamo in questa posizione, andremo ad accorciare questa distanza, ok? Dunque, questa è la partenza, andiamo così, perfetto, vedete, sulle spalle dovete andare incontro, chiudere andando incontro, questo movimento, torsione e spingete con le spalle, torsione e spingete con le spalle, così, così, bravissimi, bravi, così, spingete con le spalle, così, bravi, bravi, spingete, andate in torsione e spingete, su, oh, perfetto, recuperiamo, recuperare gli stesi così è il miglior modo per recuperare immediatamente. Allora, qui andiamo a rassodare, tonificare, sviluppare muscoli, forza, core stability, grande esercizio. Allora, in questo modo, distesi braccia e gambe, il sistema venoso e pressorio ritorna basico. Andiamo a riportare in modo basico tutto. Parto con le gambe così, secondo round. Spingo in avanti, ok? Perfetto, così. Torsione e spingo in avanti. Ognuno, vedete, questo è lo scopo, torsione, su con la spalla, aiuto e vado. Allora, questo, ognuno ha il suo ritmo, ok? Più lento è, meglio è. Cioè non è, perché deve essere fatto nel modo corretto. Ricordatevi sempre, ok? Non è la velocità. Non è la velocità che dà l'effetto all'esercizio, ok? Sempre rimanendo nei crunch, adesso, vedete, ci mettiamo in questa posizione e da qui, riandiamo con le braccia ben distese a fare il crunch con le gambe piegate, cioè piego le gambe, braccia ben distese indietro, vado su e all'inizio porterò i polsi alle ginocchia, ok? Così, questo è già crunch, ok? Faccio questo e sono già in crunch, questo è crunch, ok? Perfetto, crunch, dove vado? A lavorare in questo modo, poi tento l'obiettivo che è questo, vado a chiudere e controllo rientro, vado a chiudere e controllo rientro, sempre mantenendo le braccia ben distese, vado a chiudere e controllo rientro, così, chiudo e controllo, perfetto, benissimo. Allora, questo esercizio, sempre giù, recuperiamo ben distesi. Questo esercizio è propedeutico agli esercizi successivi, ok? Sempre come tutti. Adesso ne facciamo un altro round e poi andiamo a chiudere il primo ciclo, che la dividiamo in due, la routine, con un minuto di recupero. Pronti? Andiamo. Allora, abbiamo detto che questo è già crunch. Qui sto già facendo lavorare gli addominali, ok? Vado giù, su, vado giù e porto su, vado giù, ok, poi chiudo
e torno giù. Chiudo, questo è l'obiettivo, e controllo, rientro. Chiudo e controllo, rientro. Benissimo, così. Chiudo e controllo l'altro. Ok? Perfetto. Benissimo. Rimaniamo in questa posizione, e andiamo giù, recuperiamo. Adesso andremo a chiudere il primo ciclo della routine, che poi avremo un meritato minuto di recupero. Andiamo a chiudere il primo ciclo con l'air touch. Dunque, l'air touch, esercizio che andremo a far lavorare i laterali. Portiamo le gambe in questa posizione, non troppo vicini, i talloni vicini ai glutei, se no non alziamo le spalle per andare a toccare. Questo è l'esercizio. Comunque trovate anche questa routine nel mercoledì sera, ok? Routine zero stress, sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, ok? Trovate lì, andate sul canale YouTube, cliccate su iscrivetevi, sulla campanella, così sarete sempre aggiornati, e se vi è piaciuto lo condividete, ma rimettete un bel like, ok? Bravissimi, perfetto. Bene, allora abbiamo completato il primo ciclo, adesso abbiamo un minuto di recupero. Ok, ok, benissimo, benissimo, ok, adesso, bravissimi, vi vedo, ok, bravi, ok, siamo in diretta, prima c'è stato un problema di linea con Instagram, ok, bravi, bravi. Allora, usiamo questo minuto per reintegrare, io uso l'Enervit, ma va benissimo, come vi ho detto, l'acqua, bravi. Allora, perfetto. Adesso facciamo la seconda parte della routine, cioè il secondo ciclo, e andremo a cominciare con il crunch con le gambe alzate. Dunque, ci portiamo nella posizione in cui eravamo rimasti per il crunch con le gambe abbassate, le braccia sempre indietro, solo che alziamo le gambe e andiamo a fare questo. Allora, questo è crunch, ok? Va benissimo, state facendo lavorare gli addominali, cioè il retto addominale, senza problemi, però l'obiettivo è quello di andare a chiudere e controllo rientro. Chiudo quando sono qui e controllo rientro. Quando siete confident fate questo movimento, andate a chiudere e controllate, andate a chiudere e controllate rientro, così, ok? Così. Perfetto, allora la differenza fondamentale, anche se tutti gli esercizi che andiamo a fare sono scarichi di schiena, questo ancora di più, cioè il crunch con le gambe abbassate, comunque nella parte dorsale e lombare dovete chiudervi bene per non forzare. Qui invece, partendo già con le gambe alzate, è quello che consiglio sempre per chi magari non vuole forzare un po' la parte addominale, completamente scarico di schiena. Quando siete così, ok, su, andiamo per il secondo round. Dunque, questo è crunch, cioè voi gambe alzate, portate i polsi alle ginocchia, così, e questo è crunch, state lavorando, scarichi di schiena, lavorate con il retto addominale che parte dal pelvico e arriva sotto lo sterno, ok? Perfetto, poi quando siete confident andate a chiudere, chiudete e controllate rientro, chiudete e controllate rientro, così, chiudete e controllate, bravissimi, perfetto. Bene, adesso ben distesi, recuperate senza problemi e siamo pronti per la butterfly. Butterfly, grande esercizio, abbiamo arruolato fino adesso tutti i muscoli, non mi piace, abbiamo riscaldato, secondo me scaldare i muscoli, specialmente d'estate, non so come siete già belli caldi. Allora, butterfly, pronti, sulle spalle, spingete in avanti, toccate i talloni, spingete in avanti, ok? Non andate oltre le spalle con le braccia, ok? Bravissimi. Non andate oltre le spalle con le braccia. Questo, ok? Così, bravissimi. Così, spingete in avanti, su con le spalle, bravi. Perfetto, così, così. Benissimo. Spingete in avanti, toccate i talloni, spingete in avanti. Bene. Adesso per farlo vedere bene, mi metto front camera, così riuscite a vedere proprio, ok, come alzo le spalle, che riuscite a vedermi in viso. Questo esercizio
è propedeutico, come gli altri, a tutti gli esercizi che verranno successivi, perché andiamo a scaldare veramente il fisico, ok? Pronti, così, e spingiamo in avanti. Tocchiamo i talloni e spingiamo in avanti. I talloni, ok, così, bravissimi. Vedete, mi vedete in viso? Quando mi vedete in viso vuol dire che siamo ok, così, spingiamo in avanti, tocchiamo i talloni, bravissimi, perfetto, bravi, bravi, così, così, e talloni, spingiamo in avanti, tocchiamo i talloni, spingiamo, perfetto. Allora, anche qui abbiamo fatto la nostra routine per il butterfly. Dunque, questo round siamo concentrati su questo movimento. Adesso andremo a fare il Russian Twist. Stavo guardando, ho dei problemi su Instagram, mi scuseranno i ragazzi su Instagram. Allora, adesso su che andiamo. Allora, tiriamo su le ginocchia, portiamo le braccia sopra le ginocchia, dunque c'è spazio tra i talloni e il terreno, e rimaniamo in questa posizione. Quando siamo confident, facciamo questo, questo, ok? Ok, così, così, vedete? Mi sposto, ma non tocco i talloni. Una volta fatto questo, mano destra tocca il pavimento a destra, mano sinistra pavimento a sinistra. Cioè sto girando il busto e tenendo la testa dritta. Prima ho testato, adesso ci sono. Perfetto. Bravissimi. Bravissimi. Allora, adesso, questa posizione, distendo le gambe. Ok. E mi preparo per il secondo round di Russian Twist. Quindi ve lo faccio vedere anche in sezione. E vedete? Ok, che andiamo bene così. Allora, l'importante qui è chiudersi più a libro possibile, in modo da mantenere l'equilibrio, ok? Vedete, io mi chiudo, i talloni sono alti, porto le braccia, ho provato l'equilibrio, benissimo. Poi sono andato giù a destra e giù a sinistra, andando in torsione con il busto, ma il viso e la testa rimane dritto. Vale, in torsione e tocco, mano destra a destra, mano sinistra a sinistra. Adesso l'obiettivo è spingere un po' in avanti le ginocchia, indietro il busto e vado. Mano sinistra tocco a destra, mano destra tocco a sinistra, così, perfetto, benissimo, bravi, bravi. Adesso vado a fare il climb, andiamo con tre round di climb, perché sono tre climb diversi. Allora, il climb l'abbiamo preparato già portandoci praticamente con un plank con le braccia distese, e porteremo le ginocchia più avanti possibile in mezzo alle braccia, ok? Dunque sarà questo il movimento, questo, ok? Vedete, io non vado veloce, cerco l'elasticità, cerco proprio di portare più avanti possibile questo, benissimo, benissimo, così, così, più avanti possibile, ok, ci siamo. Ci siamo, più avanti possibile, ok, benissimo. Nel secondo round di climb vado, dobbiamo andare in torsione con il bacino, spingere le ginocchia verso l'esterno dei gomiti delle braccia, ok? Punteremo l'esterno, andando prima da un lato poi l'altro, ma sempre prima andare in torsione col bacino e spingere verso l'esterno, ok? Pronti? La partenza è sempre un plank a braccia distese e vado verso l'esterno, torsione e spingo verso l'esterno, questo, torsione e spingo verso l'esterno, così, ok? Così, così, bravissimi, perfetto, così, andiamo, bravi, così, torsione e spingo verso l'esterno, torsione e spingo verso l'esterno, bravi, così, perfetto, bene. Nel terzo round di climb, dove adesso siamo confident con le braccia, ok, benissimo. Una volta che siamo confident con le braccia, che
riesco a sostenere il nostro peso anche durante l'esercizio. Andremo questa volta a fare il plank, però spingendo il ginocchio, incrociando, torsione del bacino, e andrò con il ginocchio sinistro verso il gomito interno destro e col ginocchio destro verso il gomito sinistro. Dunque andrò in rotazione col bacino verso l'interno, ok? Così, così, e punterò verso l'interno le ginocchia. Tenderò ad accorciare la distanza tra ginocchio e gomito. Spingo in avanti e verso l'esterno. Torsione della parte lombare. Bravissimi. Perfetto. Si fanno sentire bene, bene, bene. Bravi, bravi, bravi. Adesso, plank crab, cioè o side to side. Muoveremo stesso braccio, stessa gamba, verso il centro, poi a sinistra, poi torneremo al centro, poi andremo a destra, poi torneremo al centro. Ecco, come si muovono i granchi, ok? Dunque, usando questo, perfetto. Stesso braccio, stessa gamba. Come vedete, sembra un gioco che fanno i bambini, ma i bambini ci insegnano molto, non hanno paura, ok? E sono coordinati, questo si cerca core stability, la coordinazione che ci serve tutti i giorni, ok? Perfetto, ci mantiene sempre in contatto, ogni esercizio mantiene sempre il contatto tra la mente e il corpo, ok? Perché quando noi pensiamo a un movimento deve partire dall'ordine per andarlo a fare nel modo corretto. Ecco, questo è molto molto importante. Ok, bravissimi, bravissimi. Questo è il primo plank dinamico. Nel secondo di questo esercizio andiamo a portarci nella posizione del plank, solo che invece che avere le braccia distese le mettiamo una davanti all'altra, così. Una volta che siamo in questa posizione alziamo il braccio e lo seguiamo proprio girando tutto il busto e la testa, andando a seguire la mano che è su, così, bravissimi, su, andiamo a seguirlo, seguiamo il braccio che va su lentamente, quando il nostro sguardo incrocia la punta delle dita giusto, dritto, come vedete, torno giù nella posizione iniziale, perfetto, ok, benissimo, anche questo, grande esercizio di core stability, ok, perfetto. Ciao Francesca, ciao Franci, bravissima. Ok, allora adesso andiamo a fare i piegamenti sulle braccia, ne faremo 3 round, io ne farò 15, voi ne fate quelli che avete deciso di fare per questa routine. Pronti? Andiamo, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto. Perfetto. Benissimo. Benissimo. Allora, io ne faccio 15. Cerco di migliorare sempre la postura per poter arrivare a 15 nei migliori modi. Ma l'importante è non farli con le braccia larghe. Partite poco più alti dei pettorali, le mani, larghezza delle spalle, ok? E tenete i gomiti vicino al corpo, li allargate di 5-10 cm e fate i piegamenti. Questo è il modo corretto per farvi e non avere infortuni, ok? Io ne farò altri 15 e voi quelli che avete deciso di fare, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto. Ne ho sentiti tutti. Io ho cominciato con 3, 3, 3. Poi quando ero confident ne aggiungevo uno. Facevo 4, 3, 3. Poi ho fatto 4, 4, 3 e via. Finché sono arrivato a 15, 15, 15. Chi mi segue dall'inizio ormai
è un annetto e mezzo. Siamo riusciti a fare un po' di fisico, perdere qualche chilo e ci siamo. Benissimo, benissimo. Allora, pronti per il terzo round? Ok, andiamo, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto! Qualsiasi il numero che avete fatto, bravissimi, bravissimi. Portare 3 serie di push-up non è semplice, non è semplice. Bene, adesso andiamo con un altro esercizio, a mio parere fondamentale, fondamentale, che è la spinta isometrica. Allora, la spinta isometrica la faccio vedere prima in sezione, poi ve la mostro front. Allora, sciccheriamo un po' le braccia, che abbiamo fatto lavorare, ok, così le trovo, ok, le portiamo perpendicolari, ok, spingiamo giù le spalle, poi tiriamo verso di noi le gambe, ok, le spalle vanno giù, giù le spalle così, petto in fuori, ok, bravissimi, respirate durante l'esercizio. Respirare durante gli esercizi vuol dire dare ossigeno ai muscoli, dare il comburente che serve. Ok, bravissimi, bravi, 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 ok così, ok così, perfetto, shakeriamo le braccia, ora vi faccio vedere front camera, ok, benissimo, così vedete il movimento completo, bene, bene, la leggo un po' più forte perché i polsini ve li consiglio sempre, perché comunque c'è il peso va sui polsi, se sono più protetti meglio, ok, braccia lungo il corpo, mentre la testa è quasi cassata, vado giù con le spalle, non è la testa che esce ma sono le spalle che vanno giù, ok, tiro verso di me le gambe, ok, tirate per cercare i 90 gradi, le spalle sono giù, la testa è bella dritta, spingete giù sulle mani, sono le braccia sono dritte, le spalle vanno giù. Ok, isometria, ok, spinta isometrica, perfetto, bravi, bravi, perfetto, giù, benissimo, benissimo, ok, shakeriamo le braccia e ok, bravissimi. Allora, procediamo con il plank inverso, ok, dunque, mettiamo in questa posizione. Così teniamo praticamente, vedete, questo movimento. Adesso però ci concentriamo sui talloni, braccia a 45 gradi e andiamo su. Così, così, perfetto, perfetto. Vedete? Testa indietro, glutei contratti, siamo dritti così. Concentriamoci sui talloni, bravissimi. Manteniamo questa posizione, molto importante. Molto importante mantenere la posizione, ok? Respirate durante tutto l'esercizio, bravissimi. Perfetto, shakeriamo le braccia, così, shakeriamo le braccia. Bene, 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 bene. Ok, adesso, una volta che abbiamo shakerato le braccia, andiamo a fare il secondo round. Portiamo a 45 gradi le braccia indietro, concentriamoci sui talloni, ok? Ci concentriamo sui talloni, così, bravissimo. Perfetto, andiamo su. Io porto la testa indietro per portarmi più dritto possibile, ok? Perfetto, perfetto, bene, ok, così, così. Glutei contratti e spingete verso l'alto, bravi. Bravi, perfetto, così, così, manteniamo la posizione, manteniamo la posizione, così, testa indietro, bravi, perfetto, shakeriamo le braccia e siamo pronti per l'ultimo esercizio della routine, ok? E andremo a fare del touch per recuperare sempre
nel modo più veloce, braccia dritte e gambe dritte. Ok, per fare le touch portiamo i talloni a questa distanza dei glutei, in modo che noi andiamo ad alzare le spalle per andare a toccare e far lavorare i laterali. Questo è le touch. Allora, adesso dopo questo esercizio faremo la mini routine per le gambe, cioè andremo a lavorare su glutei, abduttori e adduttori, ok? E finiremo con l'esercizio di stretching. Comunque, trovate tutto il video, anche questo caricato da domani, sul canale YouTube Iron Alessio, Alessio Breda, ok? Cliccate su iscriviti e se cliccate sulla campanella sarete sempre aggiornati. Perfetto, bravissimi. Allora, se poi il video lo condividete, aumentiamo la tribù. Bravissimi. Allora, adesso andiamo a lavorare prima quello che vi consiglio, siccome fa caldo, di prendere dell'acqua, dei sali e reintegrare che fa caldo. Ok, perfetto. Allora, adesso andiamo a vedere gli esercizi per i glutei. Allora, questa parte che è molto importante nel nostro corpo, ok? I glutei servono per camminare, per salire le scale, andare in bicicletta e servono un po' a tutto. Allora, il primo esercizio che andiamo a fare sono, andiamo indietro in questo modo. Praticamente quando noi facciamo questo esercizio, l'importante, e voglio farlo questa gamba in modo che riusciate a vederlo bene, di non toccare col ginocchio giù, ma di tenerlo a un centimetro, ok? Quando abbiamo questi angoli, la posizione corretta del busto è quando vediamo la punta del piede davanti. Perfetto. Andiamo su e con la gamba di rientro portiamo su anche il ginocchio. Allora, gli affondi vanno fatti sempre indietro, non fateli mai in avanti, se no non sapete quanto peso andate a buttare sull'articolazione del ginocchio. Ne facciamo due round a 5, conto io. Pronti? Andiamo. Giù e 1, giù e 2. Giù e 3, giù e 4, giù e 5, perfetto. Adesso io mi giro, ma voi basta che cambiate gamba e facciamo l'esercizio. Andiamo quei secondi, giù e 1, giù e 2, giù e 3, giù e 4, giù e 5, perfetto. Ok, benissimo. Allora, anche questo è un esercizio, diciamo, blando, che potete fare in tranquillità. Se mettete il metatarso sopra la seduta del divano, una sedia, e vi tenete duro al tavolo, potete fare anche questo. Vedete? Così c'è più escursione, va giù. L'esercizio diventa più strong, diciamo, no? Vedete? Questa escursione del ginocchio è più forte e dunque andrà a lavorare di più sul gluteo, che si chiama affondo bulgaro, ok? Bene, il secondo esercizio sono le accovacciate, le palme delle mani andiamo a toccare giù. Facciamo questo, 1, 2, ne facciamo 5, 3, 4 e 5, perfetto. Adesso il prossimo esercizio, che è quello che io chiamo anche il risveglio muscolare, da letto metto giù sul tappeto, gambe in questa posizione, allargo circa 30 gradi, braccia lungo il corpo, da questa posizione inspiro, glutei contratti, vado verso su, butto fuori l'aria, conto 1 e torno giù. Abbiamo 2 round da 5, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Benissimo, nel secondo round facciamo una piccola variante, apriamo di circa 3-5 cm la pizza dell'angolo delle ginocchia. Sempre braccia lungo il corpo, glutei contratti, 1, 2, sentite come cambia, 3, 4, 5, perfetto. E abbiamo fatto anche gli esercizi per i glutei. Ora andiamo a lavorare sugli abduttori. Gli abduttori e gli adduttori sono muscoli esterno e interno tra quadricipite, bicipite, femorale, ok? Dove rendono le gambe più toniche. Questo non serve a nulla, neanche se mettete un elastico fate, non lo fate lavorare. Dovete andare a 30 gradi e spingere, così, su, ok? Perfetto. Allora, di questo esercizio
ne facciamo 50, vedete, da 30 gradi in su, andiamo in su, perfetto così. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, su su, gamba dritta, piede a martello, così, così, perfetto, perfetto. 37, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, perfetto. A questa posizione andiamo giù, andiamo a posizionarci dietro ginocchio e siamo già partiti per far lavorare l'adduttore, ok? Muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale. Questa escursione va benissimo, vedete? Invece per far lavorare l'adduttore va benissimo questa escursione. 7, 28, 29, 30. Di questi dobbiamo farne 80. Però vedete, con questa escursione va benissimo. 41, 42, 43, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 3, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Perfetto. Ok, adesso sempre gamba dritta e piede a martello. Benissimo, 68, 69, 70, 71, 72, 3, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Perfetto. Adesso io mi giro, voi potete girarvi sotto sopra, ma io praticamente mi metto in questa posizione. Ok? Da questa posizione, adesso, questo esercizio per far lavorare l'abduttore non serve a nulla. Abbiamo visto, andiamo a 30 gradi e spingo verso su, così. Così, dai 30 gradi in su, allora faccio lavorare il muscolo esterno, ok? In questa posizione, vedete? E dobbiamo farne 50, ok? Dunque qua siamo 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Su, 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 5, 6, 7, 38, 39, 40. Gamba dritta e piede a martello, così, così. Bravissimi, bravissimi. 5, 46, 47, 48, 49 e 50. Dalla massima estensione torno giù e comincio a far lavorare l'adduttore. L'adduttore, come abbiamo detto prima, muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale. Questa estensione lo fa lavorare tranquillamente, solo che dobbiamo farne 80, dobbiamo farne molte di più. Ok? Perché avendo poca escursione, essendo sempre un muscolo all'interno, abbiamo bisogno di stimolarlo di più, ok? Benissimo, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ok? Andiamo, 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 ok? 57, 58, 59, 60, sempre gamba dritta e piedi a martello, così, così, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 e 80. Perfetto, benissimo. E abbiamo fatto anche la nostra mini routine per abduttori, adduttori e i glutei. Adesso, cosa più importante, l'ultimo minuto, andiamo a lavorare sullo stretching. Lo stretching è importantissimo per mantenere lontani gli infortuni, per potersi riallenare, se uno può allenarsi un po' al mattino, andare in palestra pomeriggio, fare nuoto mattino, corsa pomeriggio, eccetera, eccetera. Oppure, dopo, sempre giusto riposo, almeno un giorno, datelo al vostro fisico, l'importante è fare lo stretching giusto. Con un solo esercizio vi mostrerò come stretchare il 90% dei muscoli che abbiamo arruolato. Allora, piedi alla larghezza delle spalle, incrociamo, li puntiamo a circa 30 gradi, braccia in avanti, così, ok? Andiamo giù a sederci sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, alziamo le braccia dritte con la schiena e il primo round è da 10 secondi, ok? 6, 7, 8, 9 e 10, giù le braccia, sulla testa la meccanica è importante, mani sulle ginocchia e ci alziamo. Vedete che da una posizione compressa a una in estensione avrete un piccolo svarione, però passa subito perché il sistema venoso che è andato a interessare tutti i nostri muscoli adesso riprende normalmente. Adesso, da questa posizione, come vi ho mostrato, cioè i piedi a larghezza delle spalle, punte a 45 gradi,
braccia ben avanti distese, vado giù e mi siedo sui polpacci. Porto la testa in mezzo alle braccia, alzo le braccia, il secondo round sarà da 20 secondi, ok? Perfetto. 1008, 1009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfetto, la meccanica è importante, giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia e mi alzo. Perfetto. Allora, dovevamo fare 10, 15 e 20 secondi. Chi lo fa già da un po', facciamo 10, 20 e portiamo a 25 il terzo round. Ok? Partenza è sempre uguale. Piedi a larghezza delle spalle, punte a 45 gradi, braccia distese in avanti. Vado a sedermi sui polpacci, porto la testa in mezzo alle gambe, la testa in mezzo alle braccia, scusate, sulle braccia dritte con la schiena, così, così. Cerchiamo di arrivare a 25 secondi, siamo già a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 24 e 25. È importante la meccanica, giù le braccia, sulla testa, mani sulle ginocchia, spingo e perfetto. Ricordatevi che da una posizione di compressione a una di estensione date il tempo di ritornare in ciclo del sistema pressorio. Bravissimi, bravissimi. Allora, volevo salutarvi tutti, siete stati bravissimi anche questa sera, bravi, bravi, bravi. Allora, siete stati bravi perché l'avete pensato e l'avete fatto, ok? E dunque abbiamo fatto questa routine del mercoledì sera, zero stress. Siamo in diretta su Facebook ed Instagram e andate sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio, iscrivetevi. Se vi è piaciuto condividete il video, così la tribù aumenta e ci alleniamo assieme. E che dirvi? Ragazzi, vi do appuntamento a venerdì mattina dalle 7 alle 8 in diretta, sempre su Instagram e su Facebook. Ok? Ci vediamo venerdì mattina alle 7 in diretta. Siete stati bravissimi, bravissimi. Buona serata a tutti. Ciao!